Parola Antonio Gentili, che è il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Bologna. Buonasera. Non sarò così bravo come l'avvocato, perché lui è abituato a parlare tra le ringhe, io sono abituato a tirare le ringhe. Però sono molto contento di essere qui, perché mi è piaciuto molto la presentazione di questo disegno di legge, perché la chiarezza con cui è stata fatta e con cui è stata scritta è quello che io ritengo che sia molto fondamentale, che mi lamento con me stesso tutti i giorni quando vado a ascoltarmi con le normative che riguardano il mio settore, dove c'è un caos abominevole di leggi, di legislatore, di norme. E sai cos'è che noi sentiamo bene? Ma noi adesso innoviamo. Lo sentite? Perché noi lo sentiamo bene, ma loro no. Niente, stavo dicendo che nel nostro settore, nel mio settore, nel settore tecnico, ci sono talmente norme scritte male e interpretabili, che sono il dramma della nostra professione. Sono il dramma della nostra professione perché per una aberrazione mentale del nostro sistema legislativo, il consulente tecnico è, quando firma un modulo, è sempre costantemente sotto il giogo di, se sbaglia qualcosa, di essere solo penalmente perseguibile. Questo lo è qualsiasi professionista, ma il nostro modulo, tutti i nostri moduli che otteniamo, riporta la dicitura: se sbagli sei perseguibile per legge. Questo è giusto, perché uno deve fare le cose regolari, fatte bene, corrette, però non è, è vissuto come una spada di Damocle pesante. Perché? Perché la norma a cui noi siamo tenuti a rispondere non è assolutamente chiara, è totalmente interpretabile, è totalmente approssimativa e non chiara, e se la legge è uguale per tutti, non voglio dire delle castronate, però come diceva Taddei, se il comune cittadino, il lavoratore, deve capire cosa sta scritto, noi come tecnici non capiamo cosa c'è scritto, ma non lo capisce neanche il tecnico comunale, a cui sei costretto ad andare a parlare, a chiedere una spiegazione, poi vai da quell'altro, te ne dà un'altra. E tu firmi un documento che dici che ti assumi la responsabilità e che se hai sbagliato sei permanente perseguibile. Questo non è corretto. Io quest'estate mi sono fatto un intervento, il mio chirurgo mi aveva detto tre quarti d'ora sei fuori, sono stato sotto 4 ore, pensate a mia moglie cosa ha fatto per quelle 4 ore, e lui ha deciso di intervenire diversamente sul mio corpo perché riteneva che fosse doveroso. Io sto bene, tutto bene, ma lui non ha dovuto fermare 10.000 moduli, 10.000 crocette, sorpassare un esame del tecnico del comune o dell'ASL per fare l'operazione. La sua professionalità è stata rispettata nel suo ruolo. Questo noi come architetti non l'abbiamo. Siamo mortificati da tutto quello che è un ammasso enorme di leggi e di normative che ci costringono a non fare il nostro lavoro. Io, quando ho iniziato a lavorare, sapevo che se facevo, quando mi hanno insegnato a lavorare, andando a lavorare anche da studente presso un architetto, mi hanno detto: se il progetto è fatto bene, se funziona è un buon progetto, se funziona voleva dire che era proporzionato, se tornavano tutte le cose, ma era fatto su un disegno. Adesso il 90% di quello che noi facciamo è rispondere a della normativa, rispondere a dei moduli. Io vorrei tornare indietro, perché il mio lavoro è quello di progettare, non di fare il burocrate. La nostra, dopo torno alla legge, ma il lavoro autonomo è fatto di queste cose. La normativa dice: semplifichiamo, e torno alla cosa, semplificando la normativa edilizia, cosa hanno fatto? Hanno demandato al libero professionista quello che era in capo all'amministrazione pubblica. Allora, se fosse semplificato per la pubblica amministrazione, ma per il lavoratore autonomo la professione non è diminuita, non è semplificata, si è complicata, si è assunta delle responsabilità e delle funzioni che non erano sue, che non sono sue, sono fuori natura dell'architetto, sono fuori natura del tecnico. Ma, e quindi il fatto che la legge, questa legge, questo disegno di legge sia scritto e si possa leggere in 10 minuti, insomma un po' di più, insomma, perché va riletto come tutte le cose, e capito facilmente, è una cosa che mi rincuora, perché vorrei che tutte le norme fossero fatte così. Fra una settimana il governo, dico lei, perché penso,
Il governo approverà la nuova legge sugli appalti pubblici. Io ho visto le bozze che circolano in questi giorni, è un caos. Spero che lei ci vada a mettere le mani, no, perché no, non ci si capisce niente. No, cioè, però non so se 235 riesce a farlo in una notte. Però garantisco che io quello non lo tocco neanche con un palo. Peccato, molto peccato, perché sarà un dramma per l'Italia. Comunque, perché è peggio della legge che c'è adesso, e quindi è molto peggio. Ha delle grandi carenze. Domani vado a Roma a parlare di questo, ma a parlare tra di noi, ma cerchiamo di venire, ma è molto peggio. E quindi se ha qualcuno a cui dirlo, lo dica. Allora, tornando ai titolo, al contenuto di questo disegno di legge, mi piace il discorso del contratto. Mi piacerebbe che fosse, poi non saprei cosa dire, lascio, che fosse, non dico reso obbligatorio, ma ancora più sottolineato l'importanza del contratto, cioè che il contratto è alla base del lavoro, cioè senza il contratto non c'è lavoro. E questo per dare dignità e tutela del lavoro, che è quello che poi voi volete fare. La certezza del pagamento è una cosa molto importante e va ancora anche questa rafforzata, perché non vorremmo ricorrere agli avvocati per farci pagare, non per non dare lavoro a loro, perché è meglio che loro si occupino di cause più interessanti che del recupero delle nostre parcelle. Esatto, delle nostre parcelle. Noi abbiamo fatto, non so se l'abbiamo fatto come ordine nazionale oppure il CRESM ha fatto un'indagine sullo stato di salute dell'ordine professionale degli architetti a livello nazionale, fatto sul 2014. È saltato fuori che noi, anche noi siamo come gli avvocati, stranamente stasera sono stati chiamati due ordini professionali con un numero di iscritti maggiore in proporzione al numero di cittadini, cioè abbiamo tutte e due una popolazione esuberante di professionisti che rispetto al numero dei cittadini, rispetto ai medici, rispetto ad altre categorie. E questo, gli architetti in questo momento che c'è la crisi dell'edilizia, lo sapete tutti, soffrono maggiormente di questo fattore, perché chiaramente se è fermata la macchina si è fermato tutto il mondo. Ci sono lavori che continuano, ma diciamo si è drasticamente fermato. Da questa indagine del CRESM è saltato fuori che i componenti medi degli studi professionali di architettura sono 1,4 persone per studio. Quindi siamo per l'87% della totalità degli studi italiani. Cioè l'87% degli architetti lavora da solo o in due, tre massimo. Che è una cosa che ci riporta ad essere artigiani. Loro giustamente, loro invece preferiscono essere così. Per me invece io lo vedo come una patologia. Lo vedo come una patologia relativa a quello che è il mercato del lavoro in Italia e quello che dovrebbe essere il mercato del lavoro aperto all'Europa, all'estero, perché così frammentari non siamo pronti ad affrontare le sfide che riguarda l'Europa e che riguarda il mondo esterno, perché non abbiamo la forza di competere con altre strutture organizzate, più formate, più capaci di affrontare determinati tipi di lavori, determinati tipi di impegni che potrebbero venire fuori, che verranno e che sono in essere nell'Europa e nel mondo. Quindi questo aspetto della dimensione piccola degli studi è chiaramente enfatizzata dal discorso dei giovani, come diceva l'avvocato, anche da noi abbiamo il problema dei giovani che rimangono giovani fino a 40 anni, cioè fino a 40 anni sono sottostrutturati, sono sottopagati, non hanno possibilità. Quando ero giovane io dopo 5 anni mi sono reso autonomo, ho fatto bene, però avevo la possibilità, il mondo era diverso. Adesso io ho tanti ragazzi che conosco, tanti colleghi dell'Ordine degli Architetti che vedo che sono tutti in una situazione così, non so bene, ma anche noi grandi, cioè noi anziani, siamo messi male, perché il reddito medio degli architetti in Italia adesso è 17.000 euro, che è una cifra, causa la crisi, decisa.
il mio fatturato si è ridotto negli ultimi anni a un quinto di quello che era 7-8 anni fa. Quindi la crisi ci riduce. Sono nate in questa crisi, soprattutto dei giovani, una flessibilità, i giovani hanno sempre energia, di affrontare diverse, andarsi a ricercare delle piccole specializzazioni, piccole nicchie, però se rimangono così locali, isolate, non emergono, non possono crescere. La citata legge che ho citato prima sugli appalti rimanda fra 18 mesi l'applicazione di quello che si chiama BIM, che è Building Information Modeling, cioè la costruzione, la progettazione attraverso uno strumento informatico evoluto, dove l'Inghilterra è partita 5-6 anni fa e adesso richiede mercato. In Francia il governo ha investito 20 milioni di euro perché gli studi professionali 2-3 anni fa si dotassero di questi strumenti, cioè ha finanziato gli studi perché sono strumenti informatici che costano. A noi abbiamo detto, adesso nel disegno legge delega dobbiamo partire subito, noi non siamo pronti, ma non è pronto nessuna parte del mercato di lavoro, perché il BIM vuol dire che devi fare questo edificio, lo disegni in 3D, ci metti dentro però i fili elettrici, ci metti dentro nel muro i tubi, ci metti dentro tutto, ti salta fuori un elenco di pezzi, ti salta fuori un computo medico, quello che viene detto, però questo documento, cioè adesso l'ho detto in poche parole, cioè nel senso che tu controlli, cancelli quella finestra, si cancella anche dal computo medico, quindi si cancella dal costo, si cancella dalla previsione di lavoro, si cancella, e questo processo evoluto, che è stato inventato dal mondo anglosassone americano ed è là è diventato uno standard, là non lavori se non usi quel sistema. Qui da noi veniva detto partiamo subito e lo facciamo per lavori di appalti sopra 5 milioni di euro, ma 5 milioni di euro mi sembra una sciocchezza. Se non lo fai, però se la legge non tiene presente che anche l'impresa, anche l'ufficio pubblico deve dotarsi di questo strumento, noi ci occuperemo di BIM, ma se poi non c'è l'interfaccia a cui consegnare questi elaborati non serve a niente. Cioè bisogna porre attenzione a questo aspetto. Cioè io fra un mese farò un corso avanzato di BIM perché non penso che mi ero già iscritto, pensavo che fosse interessante. Ma se poi l'impresa a cui io devo consegnare i miei elaborati non ha lui lo strumento per leggere questo strumento, faccio un lavoro che non serve a niente. Sono andato a visitare lo studio di Renzo Piano 2 mesi fa, così in forma privata, nel senso che c'è un mio collega che ha lavorato da lui, lui non c'era, vabbè, l'ho chiesto a uno dei ragazzi che lavorava lì, o sono 20-30, non sono tantissimi, è sempre uno studio ipermondiale, lo conoscete tutti, gli ho detto voi usatevi, dice no, noi non lo usiamo, noi ci fermiamo prima, lo passiamo ad altri, però questo non va bene. Capisco che lo studio di Renzo Piano ha ormai una metodo di lavoro che è ormai consolidato, che è affascinante, è bellissimo, però anche loro hanno resistenza a questa cosa e ci viene invece indicato giustamente per legge, la comunità europea ci chiede di affrontarlo, però ci vuole, quindi io dicevo, nel lavoro autonomo, negli stanziamenti, dovete forse cercare un finanziamento come la Francia per sopperire questo cambiamento che viene chiesto alla comunità degli architetti, degli ingegneri, di tutti quanti, cioè di poter sia i costi deducibili dei costi, va bene, ma anche questo software, questa cosa, e poi dare un'attenzione che tutto questo venga portato alla pubblica amministrazione che deve visionare da parte e alle imprese che devono farle, cioè che non sia solo un qualcosa che riguarda la progettazione, che va benissimo. Adesso non voglio tirarmi in lungo per non... L'altra cosa che invece, tornando al discorso della frammentarietà degli studi, contrariamente alla visione degli avvocati, io qualche anno fa era uscita una legge che parlava delle reti delle professioni. Una legge che non ha portato a nulla perché non aveva risolto il problema, cioè ha portato le reti di impresa, che sono semplicemente il fatto che ho imparato che, non so, la GD o una delle due aziende, la IMA, doveva fare delle macchine, invece di chiamare i singoli artigiani,
dava a uno degli artigiani che conoscevo, mi ha legato lui, gli dava l'obbligo di chiamare gli altri artigiani e presentargli la macchina completa. E questa è la rete, cioè ogni singolo artigiano lavorava autonomo, però c'era un rappresentante di questa azienda che faceva da collettore, cioè l'azienda principale, la GD, si liberava dell'onere dell'organizzazione del lavoro, faceva un contratto con un artigiano, gli altri si dovevano collegare fra di loro e fornire un pezzo finito. Era stata prevista anche per i liberi professionisti, ma non ha portato a nulla perché non ci sono gli incentivi, le facilitazioni economiche o legali per far nascere, non è nata nessuno di questi redditi tra professionisti, anche se è prevista dalla norma, non so se mi spiego. E quindi questo andrebbe rafforzato, studiato, snellito, trovato un modo, perché noi partecipiamo a dei concorsi di architettura internazionale dove è prevista l'ATI, che sarebbe l'Associazione Temporanea di Imprese. Poi quando vince un giovane architetto, all'estero dicono, bene, tu sei un giovane architetto, ma tu non sei niente, allora io non ti do il lavoro, perché non hai la struttura, cosa. Per cui, perché hai promesso di fare un'azienda, ma non ce l'hai. Invece se ci fosse una rete inventata con maniera intelligente, come il dottore sicuramente riuscirebbe a fare, per fare una cosa che esca dalla fiscalità, dalla società, dall'SRL, da tutte quelle cose che poi uno fa e paga solo per costruire una società e poi ha solo degli obblighi fiscali. Ci vorrebbe qualcosa di snello che permettesse di mantenere l'individualità, perché noi siamo individualisti per cultura, per formazione, per natura, perché siamo italiani, ma che permette invece la relazione tra le persone, la relazione tra questi lavoratori autonomi e che permetta di creare questi reti, questi gruppi di lavoro che possano andare a competere con l'Europa. Cioè se c'è da fare un progetto per una città ci possono andare 500 architetti messi insieme, che ognuno casomai uno sa dei tombini, l'altro sa delle finestre, l'altro sa dei muri, messi insieme però possono creare un soggetto reale. Questa è la mia visione del futuro, cioè è che noi dobbiamo trovare qualcuno di capace che porti avanti queste cose. Io non sono capace, ma capisco che ci manca questo aspetto, capisco che siamo fermi, ci blocchiamo da soli, cioè l'incentivo per i giovani va benissimo, ma ci vuole anche l'incentivo per creare, per mettere in rete anche non solo giovani, cioè io con dei giovani, altri, cioè io posso essere l'ultimo della coda, non mica detto, però io porto la mia esperienza su determinati aspetti, il giovane porta l'inventiva, quell'altro, ma per creare un soggetto economico reale, ma senza avere gli obblighi di una società che diventa poi una costruzione, per cui la società pesa. Io anni fa ho fatto una società per lavorare all'estero, c'è il mio amico Minti che lo sa, lui ha una società però di progettazione, io ero un singolo architetto, ho dovuto fare una SRL con i miei colleghi, non abbiamo mai fatto una fattura perché costava troppo per il commercialista far funzionare la società, piuttosto perché io devo far parte di una cooperativa e se non ero una società non potevo far parte della cooperativa, questa è un'altra delle strutture, come libero professionista non potevo fare, quindi l'accesso ai fondi europei, che qui non so, forse è un refuso in questa cosa, accesso alle informazioni relative, mi sembra che accesso all'informazione vuol dire accesso ai fondi europei. Sì. Ai fini dell'accesso, poi il comma 2 dice, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali, che sono come PORA, IPONE, sì, insomma come si declinano, a valere sui fondi strutturali, i soggetti di cui è presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese, che è l'equiparazione che magari non piace concettualmente, ma vuol dire che ti dà tutti i diritti. Sono equiparati anche per l'accesso ai fondi. L'ultima cosa, Enrico, c'è un accenno, noi ci siamo battuti contro quello che era stata la liberalizzazione delle tariffe professionali, bene o male va benissimo, però la liberalizzazione delle tariffe professionali è stata fatta senza una visione del futuro, di cosa succedeva. Infatti poi il governo è tornato ai ripari facendo delle leggi per dire l'architetto, l'ingegnere devono essere pagati tanto quando c'è un contenzioso, perché sennò il giudice non sapeva cosa dire. Adesso l'ANAC ha imposto che venga riferita una legge del 2014 sulle tariffe professionali per i lavori pubblici, benissimo, ma quella che
io ho vissuto personalmente, che credo che sia vera, il fatto di aver eliminato la tariffa professionale, ha eliminato anche la legge che regolava la professione, che è sempre dell'età del regio del 43. Però l'ha eliminato, cioè per il vivere comune ha eliminato la legge che regola la professione, non ha eliminato quella, però nel vissuto del consumo l'architetto non ha più diritto, non ha più diritto, questa legge si è persa. Quindi questa nuova normativa sul lavoro autonomo mi dà più tutele di quello che mi dà la legge che istituisce il mio... E questa è una stortura, è una distorsione, perché io non posso più applicare il minimo tariffario che prevedeva quella legge, ma tutti gli altri 25 capitoli potrei applicarli, ma non vengono accettati mentalmente, perché come? È stata eliminata la legge sulla tariffa, quindi è stata eliminata la legge, il che è vero, no? Si può vedere. Però di fatto è così, e questo è un altro fatto che ci tenevo a... E fa preventivo, scritto naturalmente perché non vale. Io ho detto quello che dovevo dire, spero di essere stato abbastanza chiaro e se è servito a qualcosa. Grazie, grazie. Grazie.